Amici e amiche carissime, una santa sera da tutti, Ave Maria, benvenuti a questa inedita, diciamo così, diretta solo in streaming dell'incontro biblico. Generalmente questo tipo di incontro è pensato, diciamo così, principalmente come strumento di formazione per i cari miei fedeli parrocchiani, certamente come gran parte delle cose che faccio poi viene condiviso sul web, sia con lo streaming che con la registrazione, quindi farlo in questo modo, questo tipo di incontro, insomma, questa è una prima, insomma, in tanti anni che nelle varie parrocchie abbiamo, diciamo così, condiviso, letto insieme praticamente tutta la Bibbia. Quindi facciamo la volontà di Dio che ci mette dinanzi questa situazione atipica, diciamo così, nuova, e per cui oggi sarebbe stato in programma l'incontro biblico alle 18 del pomeriggio, che è un orario dove i fedeli di questo luogo, insomma, possono più facilmente partecipare, ma secondo me, ecco, per lo streaming, anche perché a quell'ora stavamo ancora in chiesa, era meglio posticipare un pochino l'ora, ecco quindi il motivo di questo incontro. Io non so quanti di coloro che stanno seguendo la diretta hanno seguito l'itinerario che abbiamo percorso fino ad oggi. Stiamo facendo, quest'anno stiamo trattando lo bellissimo, ecco, stupendo, straordinario, meraviglioso Vangelo di San Giovanni, che è veramente un pezzo da 90, abbiamo visto negli incontri introduttori, chiamato tradizionalmente il Vangelo della fede adulta, perché San Giovanni è un'aquila che fissa l'occhio direttamente sul fulgore della divinità, quindi ci mostra tutta la regalità divina di nostro Signore Gesù Cristo, appunto completando i racconti dei sinottici che accentuano invece maggiormente l'umanità di nostro Signore. E tanto per brevissimamente proprio introdurlo per chi non avesse seguito le altre puntate, il Vangelo di San Giovanni è diviso in due grandi parti, diciamo così, che è il libro dei segni, che sono i primi 12 circa capitoli, e il libro dell'ora, cioè la seconda parte del Vangelo di San Giovanni, dove si affronta appunto l'ora di Gesù e quindi la sua passione, morte e risurrezione, no? Sono proprio due, è una demarcazione netta. Il libro dei segni, che è la prima parte che stiamo affrontando adesso, presenta appunto i primi sette segni, cioè i sette segni di Gesù, che sono sette miracoli scelti da San Giovanni e che sono, tanto per fare una sintesi, la nozze di Cana, il primo, tutti quanti loro conoscono più o meno, la guarigione del figlio del funzionario, il secondo, e la guarigione dell'infermo della piscina di Bezzeta, il terzo. Questi li abbiamo già, siamo arrivati qui con gli incontri già fatti. Poi gli altri segni che si vedranno più avanti sono la moltiplicazione dei pani, il cammino di Gesù sulle acque, il cieco nato e la risurrezione di Lazzaro. Questi grandi segni di Gesù sono nella prima parte del Vangelo alternati generalmente o quasi alternati a grandi discorsi, cioè mentre nei Vangeli sinottici Gesù o parla in parabole alle folle, oppure anche quando spiega ai discepoli, fa comunque dei discorsi fondamentalmente non troppo estesi, brevi, precisi su un argomento. Nel Vangelo di San Giovanni invece i discorsi di Gesù sono molto ampli, sono spesso di natura dottrinale, oppure, come il primo che vedremo oggi, di natura dottrinale ma polemica, cioè sono discorsi che Gesù fa generalmente in contrasto con i farisei, in polemica con i farisei, o per confutare alcune loro stramberie o per confutare alcune loro accuse indebite nei confronti di Gesù, oppure comunque per ammonirli, sempre da un punto di vista che oggi definiremo dottrinale, su qualche grande aspetto della fede di Israele di allora, come per esempio appare evidente non nel discorso che vedremo oggi, perché è un pochino più avanti, alla fine dell'ottavo capitolo, che è il discorso tra su Gesù e Abramo. Quindi
quando la polemica verte, insomma, il primo tra nell'interpretazione, diciamo così, tendenziosa e unilateralizzante che i giudei avevano della figura di Abramo, quando invece Abramo fu il primo, diciamo così, e come spiega Gesù, ad annunciare la futura venuta di nostro Signore, no? Ora, il primo discorso, che lo dobbiamo andare a leggere perché è un discorso molto esteso, è il discorso sull'opera del figlio, cosiddetto, quello che viene subito dopo la guarigione dell'infermo della piscina di Bezzetà, diciamo che è il discorso che si situa tra il terzo e il quarto segno, la guarigione dell'infermo della piscina di Bezzetà e la moltiplicazione dei pani. Dobbiamo leggerlo e certamente per seguire il Vangelo di San Giovanni bisogna avere un pochino la pazienza, ecco, di essere attenti e anche ben in ascolto perché alcune sezioni sono abbastanza articolate. Se qualcuno tra coloro che stanno assistendo alla diretta o chi ascolta la differita ha una Bibbia, certamente sarebbe preferibile. Io generalmente uso in questi incontri ancora la versione della CEI del 74 perché non tutti coloro che hanno una Bibbia hanno acquistato la versione del 2008. Le differenze non sono così grandi, insomma, no? Sono dei piccoli dettagli. Però generalmente chi c'ha a casa una Bibbia CEI, basta che ci abbia una Bibbia CEI, c'ha la Bibbia del 74, generalmente per quanto mi riguarda, insomma, poi se dovesse non essere così mi si faccia, diciamo così, arrivare eventuali segnalazioni perché evidentemente ho tutti quanti i testi della Bibbia dell'ultima traduzione della CEI del 2008, no? Quindi userò per leggere appunto la versione del 74 della Bibbia 6, siamo al capitolo 5 del Vangelo di San Giovanni, i versetti sono 19 e 47, ripeto, è molto esteso, questo bisogna leggerlo e poi cercare di focalizzare alcuni passaggi e commentarli. Bene, cominciamo quindi la lettura. Gesù riprese a parlare e disse: in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, è venuto il momento ed è questo in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso fare nulla da me stesso. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. Ma c'è un altro che mi rende testimonianza e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende e voi avete solo per un momento voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore,
a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo, non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre. C'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Ecco, come abbiamo visto, questo è un testo abbastanza ampio, è un testo articolato, diciamo che è un testo corposo, ecco, un testo non è certamente, si vede subito, no? Lo stile di Gesù di San Giovanni è un pochino diverso da quello dei sinottici, questa non è una paraboletta, è un discorso molto elevato, molto ben articolato, lo si può distinguere, diciamo così, diciamo, il titolo che dà anche la Bibbia di Gerusalemme è appunto il discorso sull'opera del figlio, quindi come è, diciamo, strutturato. Gesù comincia a presentare primo l'opera del figlio. Qual è l'opera del figlio fondamentalmente? L'opera del figlio è fare quello che ha visto fare dal padre. E cosa ha visto fare dal padre? Dal padre il figlio non ha visto nient'altro che e non vede nient'altro continuamente nella Santissima Trinità che la sua eterna e continua generazione. Quindi il figlio è, se vogliamo dire, colui che ininterrottamente viene generato alla vita divina, perché procede dal padre, dal padre. Quindi, il figlio è la vita perché ha la vita dal padre e come il padre è la vita e quindi dà la vita con la V maiuscola. Quella vita con la V maiuscola che gli uomini avevano perduto. Lui è venuto nel mondo, poi lo riprenderà più avanti nel Vangelo di questo tema, di questo tema della vita, solo per questo, cioè per quanto sta in lui. Lui è venuto nel mondo per dare la vita e per dare il bene, non per dare la morte né per dare il male. Anche questo è tema. Perché al termine di questo brano dice di me egli ha scritto Mosè? Primo perché nel Pentateuco, che sappiamo, secondo la tradizione ebraica, era stato scritto da Mosè e per la verità anche secondo la tradizione cattolica, almeno fino a qualche tempo fa, adesso gli studi esegetici hanno messo in discussione questa cosa, ma nel Concilio di Trento, per esempio, quando si affermò che il testo ufficiale della Chiesa Cattolica, la Vulgata, con la sua composizione di tutti quanti i testi ispirati dei libri sacri, si afferma chiaramente che il Pentateuco fu scritto da Mosè, no? E dice, di me egli ha scritto, ma non soltanto di Gesù ha scritto, ma ha anche, come dire, prescritto, quindi scritto prima, le stesse parole che Gesù dice. Io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, si legge nel Deuteronomio, no? Quindi, Dio pone davanti a noi la vita e il bene, la morte e il male,
ma per quanto dipende da lui, lui viene a darsi semplicemente la vita, d'accordo? Perché la morte e il male è una conseguenza che l'uomo da se stesso allontanandosi da Dio, no? Qui Gesù riprende questo tema anche quando parla della risurrezione. Quindi la prima parte, io sono venuto per darvi la vita con la V maiuscola. La seconda parte, la testimonianza. Il contesto è che nel versetto 16 è cominciata la polemica con i giudei. Questo non l'abbiamo letto oggi, no? Però è importantissimo leggere i versetti precedenti. Versetto 16, i giudei cominciano a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Era il termine del segno della piscina di Betzeta. Gesù risponde loro: il Padre mio opera sempre, anch'io opero. E per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Quindi, dopo aver annunciato la sua opera, che è opera di dare la vita dipendente dal suo stesso essere dentro la Santissima Trinità, ecco perché questi sono discorsi un pochino elevati, Gesù passa nella seconda parte a dire la testimonianza, d'accordo? Perché il contesto di questo discorso è: tu dici che sei come il Padre, e chi l'ha detto questo qui? Chi l'ha detto che tu sei Dio come il Padre? Tu sembri un uomo come noi. Allora, Gesù comincia quindi a fare un discorso, diciamo così, chiamiamolo apologetico, circa le testimonianze. E le testimonianze che lui individua di sé sono tre, a cui va aggiunta anche la quarta, tra l'altro. Le testimonianze sono: uno, le opere che il Padre gli ha dato da compiere. E qui si comincia anche a comprendere anche tutta quanta la motivazione per cui nella prima parte del Vangelo di San Giovanni vengono accentuati i segni. Cosa sono i segni? I segni sono miracoli, quindi eventi soprannaturali, che appunto si chiamano tecnicamente segni, semeia in greco. Perché? Perché i miracoli li può compiere soltanto il Padre Eterno. E se i miracoli li compie Gesù in forza della sua autorità, vuol dire che Gesù è il Padre Eterno, detto proprio semplicemente, no? Quindi, le opere che il Padre mi ha dato da compiere, dice Gesù, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Questa è la prima cosa. E anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Attenzione, quando? In occasione del battesimo. La prima testimonianza che il padre rende al figlio è proprio all'inizio della sua vita pubblica: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Quindi il padre ha reso testimonianza del figlio. E poi c'è un altro grande testimone, che è un uomo. Attenzione, Gesù dice: io non ricevo testimonianza da un uomo. Eppure ha citato San Giovanni Battista. Perché? Perché la testimonianza di un uomo, cioè un uomo, cioè come va a testimoniare del figlio di Dio che è Dio, d'accordo? Un uomo è meno di Dio, no? Per quanto sia un grandissimo uomo come San Giovanni. Ma lui spiega: avete mandato messaggeri a Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità, una lampada che arde e risplende. E solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Cosa ha fatto San Giovanni Battista? L'abbiamo visto negli incontri precedenti, che diciamo nel Vangelo di San Giovanni emerge ancora di più splendida, diciamo così, la figura stentorea, veramente straordinaria, di San Giovanni Battista, proprio assolutamente santa e completamente, come dire, rivolta verso l'Altissimo. E alla sua gloria, San Giovanni Battista dice chiaramente: io non sono il Cristo, io non sono il Cristo, io non sono il Cristo. Tutte le domande che gli fa.
Dopo di me viene, io sono l'amico dello sposo. All'arrivo dello sposo l'amico esulta, ma egli deve crescere ed io diminuire. Questa è la bellissima testimonianza di San Giovanni Battista, come presentata dal Vangelo secondo Giovanni. Quindi sono tanti i testimoni, d'accordo? Poi c'è la quarta testimonianza, che è quella che gli dà la possibilità di raccordarsi e di giungere fino a Mosè, lanciando una prima, diciamo così, stoccata, non indifferente, ai giudei. Allora, dice, voi scrutate le scritture, attenzione, il Padre mi ha mandato, ha reso testimonianza, comincia a dire, ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, che non avete mai udito la sua voce, può pure passare, che non avete visto il suo volto, può pure passare, ma se tu andavi a dire a Giuda Frese che non avete la sua parola che dimora in voi, voi sapete che gli ebrei, e su questo ci danno lezioni sia in antico che in moderno, la parola di Dio la conoscevano molto bene. La Bibbia la conoscevano molto bene, poi che pur conoscendo bene tutta la Bibbia, con le profezie non ci hanno capito niente, e pur avendo davanti Gesù che una per una le compiva tutte quante, si sono completamente accecati, non ci hanno capito niente, questo è un altro discorso. Però la Bibbia la conoscevano bene, la parola di Dio la conoscevano bene, e su questo noi cristiani del XXI secolo, ecco, nonostante tutti gli sforzi che anche la Chiesa ha fatto negli ultimi 50 anni per restituire anche ai fedeli la possibilità di accostarsi alla parola di Dio, quindi promuovendo anche iniziative, incontri, lezioni divine, appunto incontri biblici o altre cose, la maggioranza dei fedeli stenta ancora un po', eppure la parola di Dio dovrebbe essere, come dire, la base, no? Proprio il punto di appoggio fondamentale di tutto quello che è il nutrimento poi della nostra anima, no? Cioè, chi conosce per esempio anche la mia attività di sacerdote sa bene, insomma, che la Bibbia e la parola di Dio è la prima cosa, perché la mia attività, diciamo, continua è l'omiletica, appunto fatte sulle letture sia delle messe feriali che le messe festive, e con questi incontri, insomma, questo sul Vangelo di San Giovanni è già una replica, perché l'ho già fatto tanti anni fa, qui in questa parrocchia abbiamo rifatto i sinottici e il Vangelo secondo Giovanni, e poi a partire da questa base, certamente poi uno può anche spaziare, perché Bibbia, poi il Magistero, quindi gli incontri di Catechismo degli adulti, sia quando si studia la Bibbia e quando si predica la Divina Parola, che è il Magistero della Chiesa, e inevitabilmente si fa riferimento alla tradizione con la T maiuscola, quindi ai grandi autori, ai grandi padri, ai grandi dottori, e poi viene anche la spiritualità, la scetica, la mistica, con tutti quanti gli approfondimenti che si possono fare, ma la base rimane sempre questa, quindi così anche la base dell'alimento spirituale, diciamo così, di un figlio di Dio, sarebbe assai auspicabile, raccomandabile, opportuno che fosse appunto la parola di Dio. Dopo questa piccola digressione torniamo al testo, no? Quindi tu vai a dire ai farisei, voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita eterna, ebbene sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Quindi non avete la sua parola che dimora in voi, perché? Perché voi conoscete la Bibbia, ma non avete capito, ecco quello che gli dice Gesù da subito, che la Bibbia parla di me. E dopo la parentesi che poi andremo a vedere, dice, se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me. Perché di me egli ha scritto, anche qui, quando Gesù dice non credete che io sia, che sia ad accusarvi davanti al Padre, c'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me gli ha scritto. Allora, io conosco bene, d'accordo, perché le ho studiate queste cose qui, quindi tutte quante le argomentazioni razionali ed esegetiche
che per esempio in età contemporanea viene fatto appunto per contestare a Mosè l'attribuzione tradizionale del Pentateuco. Io lo dico, come dire, sicuramente insomma qualcuno potrebbe come dire, agitarsi un po', però l'impressione che io ho di tante argomentazioni mi sembra come quando si fanno tante argomentazioni scientifiche o pseudoscientifiche, come dire, per smontare, per esempio, la tesi creazionista circa l'origine del mondo e dell'universo. Se uno però si va a informare bene, per esempio qualche giorno fa leggevo qualche documentario, ho visto qualche documentario sui cosiddetti fossili. Mi si perdoni questa digressione, no? Perché gli evoluzionisti e quelli che parlano insomma di età molto molto antiche per quanto riguarda l'uomo, si fondano, ecco, su questa, diciamo così, su questa grande cosa dei fossili. I fossili hanno molti molti, ci vogliono millenni o più di millenni insomma, per formarsi, e quindi risalgono a studi recenti hanno dimostrato che questo non è affatto vero. Cioè, che le età per la creazione di un fossile possono essere molto 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 inferiori rispetto a quelle che comunemente si pensa. E quindi il fatto che siano rinvenuti dei fossili X o Y o Z non autorizza affatto di ricorrere a certe ricostruzioni, a certi numeri, no? Io personalmente penso, purtroppo non ho le competenze per poterlo dire, quindi potrei essere smentito, quindi si prendano queste cose, queste sono mie considerazioni del tutto personali, ci tengo sempre insomma io a puntualizzare quando esprimo un mio pensiero, no? Io in linea di massima sono sempre più propenso a secondare, a meno che non ci siano proprio delle schiaccianti prove contrarie, un dato o un pensiero o una credenza che la Chiesa ha sempre avuto piuttosto che metterla in discussione. D'accordo? Perché dietro le argomentazioni anche tra virgolette scientifiche, diciamo tra virgolette, nel senso condotte con un certo rigore logico e con il rispetto anche di certi principi, tali per cui anche ad una scienza umana come l'esegesi o come la teologia si possa dare il crisma di scienza, però sono sempre, come dire, ragionamenti umani che potrebbero essere smentiti, come accade nelle scienze che studiano queste cose, anche nell'astrofisica, anche in tante questioni, no? Cioè, ciò che sembrava essere chissà che, poi arriva l'altra scoperta, lo distrugge, lo mette in discussione, d'accordo? Quindi io non vorrei, prima di aprire troppo il cuore a certe cose, sì, che sulla base di certe, come dire, risultanze testuali, anche fondate sulla critica storica, eccetera, eccetera, elementi di criticità che sembrerebbero deporre a un'attribuzione, in questo caso del Pentateuco a Mosè, non vorrei che tra 20 anni uscissero fuori altri studi che smontano completamente quelli che sono stati fatti e che quindi tra 20 anni, dopo che però l'abbiamo distrutto, toccherà ridire che il Pentateuco l'ha scritto Mosè. Non so se sono stato chiaro, no? Ecco, quindi io sono sempre molto, molto, molto cauto su queste cose, prediligendo, ecco, in linea di prima battuta generale, di stare dalla parte di ciò che si è sempre ritenuto e creduto, lasciando una cosa di questo genere soltanto quando o ci siano delle prove incontrovertibili, oppure se Santa Madre Chiesa dovesse dire con la sua autorità, no, ecco là, io sono il primo a... Ma deve essere Santa Madre Chiesa, però, non qualche teologo o qualche esegeta, perché teologi ed esegeti sono rispettabilissimi nel lavoro che fanno. Ecco, nel lavoro che fanno, per quanto abbia dei crismi scientifici, rimane il lavoro di un teologo o di un esegeta. Quindi è certamente rispettabile, certamente argomentato, perché avrà delle argomentazioni a sostegno delle sue tesi, ma non è, come dire, incontrovertibile. E quindi è possibile mantenere, come dire, un certo distacco, una certa,
come dire, autonomia di pensiero, specialmente dinanzi a queste cose. Mi si perdoni, insomma, però credo che sia importante, perché a me ogni tanto mi arrivano mail, messaggi o robe del genere, dice: ah padre, ho frequentato il corso X, il professore ha detto che Abramo non esiste, non è mai esistito. Un altro dice: il Mar Rosso non si è mai aperto, c'era l'alta marea. Un altro: Giacobbe non è esistito. Un altro: Giona non è esistito. Cioè, quindi queste sparate, d'accordo, che poi insomma disorientano, mettono in difficoltà che le persone che c'hanno e che hanno il diritto di avere una fede semplice vanno prese insomma con grano salis, insomma con calma, no? Gesù, allora, poi ci sta questo dato testuale: se credeste a Mosè credereste anche a me perché di me gli ha scritto. Gesù dice che Mosè ha scritto di lui. Che cosa fa? Mente Gesù? Oppure queste non sono le parole stesse di Gesù, perché questo è un altro argomento che fanno gli esegeti, ma che ne sappiamo che queste fossero ipsissima verba? Cioè, se uno comincia a distruggere tutto quanto, a applicare il metodo di Cartesio, dubito, 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 alla fine con tutti quanti i dubbi ha distrutto la fede. D'accordo? Quindi se Gesù dice che di me gli ha scritto, qualcosa Mosè l'avrà scritta o no? D'accordo? Come una volta, insomma, fu detta in un'aula eccellente, diciamo così, di università pontificia, che Giona non è esistito. Allora, chi è andato a messa tutti i giorni, una delle ultime messe celebrate in pubblico, c'era proprio Gesù che parla di Giona, perché Giona c'era proprio il discorso quando sull'importanza della conversione, no? Perché c'è proprio l'esempio di Giona, c'era una prima lettura dove Giona predicava a Ninive e diceva: guardate, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E poi Gesù nel Vangelo che dice: guardate che Giona fu un segno per quelli di Ninive, perché alla predicazione di Giona quelli si convertirono e ben più di Giona c'è qui. Allora, quando il professore X disse: ma Giona non è esistito, dice: scusi professore, ma guardi che c'è questo passo del Vangelo, quindi Gesù ha detto che è esistito Giona. La risposta che è ancora peggiore di dire che Giona non esiste è: ma Gesù era figlio del suo tempo e quindi a quel tempo tutti pensavano che Giona fosse esistito e quindi lo pensava pure lui. Dico, ma come? Dico, certo che era figlio del suo tempo, però Gesù Cristo era anche figlio, era oltre che figlio del suo tempo in quanto uomo, era figlio di Dio in quanto Dio, ma ce lo saprà se è esistito Giona oppure no. E che fa? Avalla una menzogna? Cioè, sembrerebbe una cosa veramente. Cioè, bisogna pure stare attenti, insomma, no? Cioè, dopo si va a scadere, no? E se credeste a Mosè, credereste anche a me perché di me egli ha scritto. Quindi, sulla base di queste parole di Gesù, no? Ecco, facciamo un po' di consigli per gli acquisti, un po' di pubblicità. Per esempio, uno dei canoni che la Chiesa usa, sempre usato, di interpretazione dei testi dell'Antico Testamento è interpretarli alla luce del nuovo, ma avendo sempre di quel taglio particolare della predicazione, della vita e delle vicende di Gesù davanti agli occhi. Quindi Gesù è una chiave di lettura dell'Antico Testamento, perché tutto l'Antico Testamento è una montagna di profezie, una montagna di scritti, una montagna di tipologie che sono tutte quante state concepite e riferite e riferibili alla persona, alla figura e all'attività terrena di Cristo, sia per quanto riguarda la predicazione, sia per quanto riguarda la redenzione. Quindi l'Antico Testamento e i canoni di lettura dell'Antico Testamento, ho postato sul blog recentissimamente, ecco, l'ho anche postato in giro su Facebook, un post che spiega appunto in un breve articolo, abbastanza divulgativo, accessibile, e quali sono i criteri di lettura cristiana dell'Antico Testamento. Questo lo si ritrova, no? Ecco. Poi entriamo nel cuore della polemica di Gesù con i
i farisei e con, gli, e con i giudei, dice, che è drammatica e che provoca un pochino anche la nostra attenzione. Ecco, dice, voi non volete venire a me per avere la vita. Questo è il culmine di questo brano. Voi non volete venire a me per avere la vita. Dramma antico. Se qualcuno, diciamo così, tra gli ascoltatori di queste catechesi segue anche un pochino la divina volontà, proprio la meditazione di questa mattina, questo è un altro, insomma, di incidenza, parlava del fatto che Dio vuole che la sua volontà regni in noi come vita della nostra anima, quindi come realtà scoperta, conosciuta e accolta. E Gesù spiegava: la mia volontà sta in giro dappertutto, perché la mia volontà si trova in ogni ente creato per il fatto stesso di essere creato. D'accordo? Ma questo, se un uomo non conosce la mia volontà, non l'accoglie e non sceglie di farla, che la mia volontà sta in giro dappertutto, è come se non ci fosse. E perché ci sia, c'è bisogno dell'uomo che la si apra, la conosca, la riconosca, ne apprezzi la bellezza, la grandezza, l'accolga, la faccia e la viva. Ok? Quindi c'è un processo volontario. Qui Gesù dice: voi non volete venire a me per avere la vita. Quindi quando qualcosa non funziona in noi, qui in questo capitolo Gesù chiarisce: io sono venuto sulla terra per darvi la vita, perché il Padre ha la vita in se stesso. E il figlio ha la vita in se stesso. È venuto il momento ed è questo, vedete, qui c'è un contrasto, no? In cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Qui Gesù non parla dei morti di cui parla più avanti, dice: verrà l'ora in cui quelli che sono morti udranno la voce mia e usciranno dal sepolcro per una risurrezione di vita e non per una risurrezione di condanna. No, qui parla dei morti attuali, cioè chi sono i morti che odono la voce di Gesù e quelli che l'ascoltano vivo. Sono i morti alla vita, sono quelli che noi chiamiamo i morti alla grazia, sono quelli, diciamo noi con un linguaggio differente, catechetico, che si trovano in stato di peccato mortale. Come si esce dal peccato mortale? Dal peccato mortale si esce, anzi tu, non con la confessione è il punto di arrivo di un processo, ma si esce dal peccato mortale con la conversione. E come arriva la conversione? La conversione è innescata, questo lo dice anche San Paolo, dalla predicazione. Qualcuno che ti parla, che ti annuncia la verità, come fa Gesù anche qui, anche, che dice: sta' attento che ti stai sbagliando di grosso. E questa predicazione però ti arriva se tu, primo, gli dai tempo, te la metti a sentire, chi non c'ha mai tempo con il nostro Signore, come fa a convertirsi, come fa a avere la vita? Ma non ha la vita non perché non ci sia, ma perché non la vuole. Figlioli miei cari, voi sapete che c'è stata tanta gente che in parte ha ragione, si lamenta che dice, non ci sono persone che parlano di Gesù, sembra che oggi molte volte i sacerdoti hanno altro da fare. Evidentemente c'è qualcosa di vero in queste cose, d'accordo? E dobbiamo pregare senza giudicare. Però la mia esperienza di vita, anche adesso che abbiamo questi stupendi strumenti di comunicazione e un effetto positivo accidentale delle cose di questi giorni, è che adesso c'è il boom. Cioè, io ho saputo e me ne rallegro assai che tantissime parrocchie, tantissimi sacerdoti, tanti vescovi hanno cominciato da subito, dice, adesso non ci sta la messa, non ci sta niente, possiamo fare l'incontro, come facciamo a stare vicino alla gente? Usiamo sti mezzi e quindi di necessità virtù. Io sono contentissimo sono di questo di questo fatto, no? Perché è un fatto molto molto importante, perché
Certo, tu non puoi dare i sacramenti attraverso i mezzi di comunicazione. Io non posso confessare in streaming, per esempio, no? Ma neanche per telefono. Né posso dare la comunione mettendo la mano dentro il telefonino, no? A parte che oggi ti farebbero fa manco quella, perché insomma, pure quel gesto sarebbe pericoloso, no? Facciamo una battuta per sdrammatizzare. Però attraverso questi strumenti, sono cose che io insomma ho riscontri, sono 10 anni ormai che sto facendo sta roba qui, non è una settimana, è tanto, l'altro giorno ci pensavo, dico, mamma mia, 10 anni di cose di questo genere, quindi la predicazione, viva Dio, certo che la vuoi diffondere attraverso queste cose, anzi, cioè, riscontri che io ho avuto, penso che molti di voi, cioè, molto belli, io per questo incoraggio confratelli, vescovi, chiunque. Perché le persone, per esempio, sapete quante volte mi è successo? Persone che lavorano e che hanno dei lavori un pochino complicati, magari poi c'hanno pure la famiglia, eccetera, eccetera, e tante volte mi hanno scritto, dice, padre, io avrei voluto tanto, conosce un po' meglio il Vangelo, a fare un po' di catechismo, fare tante cose, ma io non ho la possibilità oggettiva, neanche, cioè io sono il parroco tanto bravo che organizza anche alcune cose, ma non c'ho la possibilità, qualunque ora li faccia, perché sto dalla mattina alla sera a lavorare, poi rientro, c'ho i figli, c'ho la moglie, devo stare in famiglia, dove vado? Grazie alle cose che ho conosciuto di lei, che io so, io cioè, lo dico come un fatto contingente. Magari tutti quanti i sacerdoti e tutti i vescovi stessero sul web e magari tutti ascoltassero loro, non ascolta nessuno a me, non è, cioè, chi viene ascoltato non c'ha nessuna importanza, l'importante è che un'anima sia edificata e cresca, poi chi è lo strumento di cui il Signore si serve, cosa proprio del tutto secondaria e accidentale, no? Però dico queste cose anche per far rendere conto, dice, sai, alla sera, quando mia moglie se ne va a letto, i figli stanno a letto, io mi metto davanti a YouTube, attacco! Se c'ho poco tempo, l'omelia da 10 minuti, se c'ho più tempo, una catechesi, ma se non riesco a finire la catechesi, salvo nei video piaciuti, il giorno dopo lo riprendo, mi riparte il video da dove mi ero fermato e finisco da sentirmi la catechesi. Perché tu lo puoi fare dove vuoi, quando vuoi, all'ora che vuoi e quanto vuoi. Questo è uno strumento fondamentale. Proprio per avere quella vita, perché si passa dalla morte alla vita attraverso la conversione. La conversione viene dall'ascolto. Dall'ascolto e dall'accoglienza dell'ascolto, e quindi poi dall'esame di coscienza che provoca appunto una presa di coscienza della propria situazione, nasce la conversione. Dalla conversione poi arriva la confessione e arrivano i sacramenti. Quindi si fa la confessione e si ricomincia la vita di grazia per vivere da figli di Dio. Ma tutto quanto parte da qui, per questo che la Chiesa stava sempre molto attenta a curare bene la predicazione, no? E invece che succede con i farisei? E poi chiudiamo, cioè, voi non volete venire a me per avere la vita. Non l'hanno ascoltata Gesù, perché prima ancora che Gesù parlasse, avevano già una montagna di pregiudizi, preconcetti mentali. L'avevano condannato ancora prima di starlo a sentire con attenzione. E Gesù qui comincia. Io non ricevo gloria dagli uomini. Qui non parla della gloria che noi siamo tenuti a dare a Dio, che si chiama tecnicamente la gloria accidentale, no? Gloria, qui parla, lo si capisce dopo, dice, voi farisei, voi prendete gloria gli uni dagli altri, d'accordo? Nel senso che si lodano, gratuitamente a vicenda e si compiacciono, ecco, di queste lodi, si vantano di queste cose, il Vangelo della Messa di oggi, la domanda della madre dei figli di Zebedeo, ci tengono alla gloria degli uomini e non cercate la gloria che viene da Dio solo, cosa che stimola anche molto la nostra riflessione. Per esempio, argomenti di questi giorni, sempre cose che mi sono arrivate, da messaggi, mail, eccetera, eccetera, no? Dice, ma sa padre, pensiamo ai giorni scorsi, no? Quando qualcuno, in qualche diocesi sono stati provvedimenti molto molto restrittivi,
comunione si distribuisce soltanto in mare. Ah sì, io allora non me la sentivo in coscienza e quindi mi sono astenuto dal fare la comunione, però tutti che mi davano addosso, tutti che mi criticavano, chi mi tacciava per disobbediente, chi mi tacciava per questo, chi mi tacciava per quest'altro, dico. Allora, due cose. Se tu hai agito secondo la tua coscienza, quindi hai agito davanti a Dio, Vangelo di San Giovanni. Tu stai cercando la gloria di Dio e ti aspetti anche la gloria che viene da Dio solo, perché Dio ti dirà, se tu hai agito secondo coscienza, ti dirà, bravo figlio mio, perché nella coscienza parla la voce dell'Altissimo. Capito? Bravo figlio mio, hai fatto questo sacrificio, anche se quella fosse stata la cosa sbagliata. Se la coscienza ti dice di fare quello, tu lo devi fare e non devi pensare, forse è meglio che faccio diversamente, se no poi mi giudicano, mi criticano, mi parlano male. Questo significa andare a prendere la gloria gli uni dagli altri e non cercare la gloria che viene da Dio solo, no? Nel capitolo terzo che abbiamo visto precedentemente, si vede come il colloquio con Nicodemo, no? Nicodemo era discepolo di Gesù, ma di nascosto. Perché? Perché se ti conoscevano come discepolo di Gesù, anche questo l'abbiamo visto negli incontri precedenti, Gesù. E che titoli c'ha Gesù? Gesù non aveva titoli per fare il predicatore. Non aveva frequentato nessuna scuola rabbinica, numero uno, nessuno. Non aveva nessuna autorità a cui appoggiarsi. Non aveva nessun maestro che lo presentava. E non apparteneva alla tribù di Levi. Cioè, non aveva il carattere vetero-testamentario sacerdotale, perché Gesù lo sono tutti quanti, apparteneva alla tribù di Giuda, alla tribù regale, non alla tribù sacerdotale. Quindi lui era l'illustre sconosciuto. E figuriamoci per un fariseo paludato mettersi alla sicura di Gesù, ma noi adesso non ci andiamo. Lo prendevano in giro tutti, dice: ma che fai? Che fai? Prese falegnami, ma lo sai chi è quello? Quello predica, quello che se predica, non c'ha nessun titolo per farlo. E da un punto di vista, come dire, formale, c'è una ragione. Infatti, qui Gesù, i titoli che vanta sono ben altri. Io parlo per le opere che compio, per la testimonianza del Padre e per la testimonianza di San Giovanni Battista. D'accordo? Ecco, non volete ricevere la vita, e come potrete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri? E non cercate la gloria che viene da Dio solo, no? Ecco, quindi questo è un pochino il contesto di questo primo grande, questo è il primo grande discorso, anzi il secondo grande discorso, perché il primo è quello che abbiamo visto la volta precedente, che è il colloquio con la Samaritana, che è il primo grande discorso, ma è il secondo discorso, anche questo è il terzo discorso, perché il primo è stato il colloquio con Nicodemo, l'abbiamo citato, il secondo appunto è il colloquio con la Samaritana, che sarà oggetto della liturgia domenicale della terza domenica di Quaresima, quindi di domenica prossima, a cui adesso non voglio mettere il dito nella piaga, no? Chi sta ascoltando, insomma, troverà un modo per assistere tra streaming e televisione. Adesso stanno il Papa, anche manda la messa la mattina, a Roma anche il Cardinal De Donatis, ho visto oggi, farà un'altra messa in streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma la sera, quindi stanno organizzando tante, tante belle cose, ma domenica sentiremo appunto il Vangelo della Samaritana, un Vangelo importantissimo e quaresimale. Bene, il tempo è trascorso veloce, per cui è meglio metterci punto. E ci aggiorniamo al prossimo incontro. Questi incontri generalmente hanno cadenza mensile, augurandoci che il mese prossimo possiamo riprendere la formula mista, quindi un incontro che contemperi sia la presenza reale, insomma, delle persone vicine che vogliono seguire, e sia anche la possibilità per chi è lontano di connettersi o in diretta streaming o di seguire la registrazione. La mia benedizione a tutti. Alla prossima, Ave Maria.